notte nera, propaga tentacoli da vecchia maniera, regala sorrisi, qualcuno rinnega e avanza la danza che spegne e che adegua. Carezza da razza, consumo che impazza, spariscono i canti, le voci di piazza, torpore che spesso conduce alla noia, è un sintomo strano che ricorda la storia. E non ho paura di un'altra cultura, la pelle e la lingua di un'altra creatura. Mi sembra banale dover ricordare che l'intercultura sia un fatto normale. Siamo mai stati al centro di tutto, e l'etnocentrismo mi ha rotto di brutto, e avanza un'idea che produce rifiuto, ma all'altra cultura io lancio un tributo e voglio sputare su questa chiusura. Mi piacciono i balli di un'altra cultura, la tavola e il clima, la letteratura, vedere ogni terra senza bandiera. E voglio mischiarmi con l'altro. Dico che andare a discutere un atto, vi viene presentato un atto aziendale, giusto? Per provvedere la bonifica delle aree gravi. Ma aspetto niente. Ma aspetto niente. Ricade su quasi tutta la provincia. È un atto. È un atto. Come si dice? Dato importante è che dei siti da bonificare sono circa 200. La bonifica effettivamente sarà fatta solo per il 20%. Quindi significa che abbiamo un territorio ancora. Siamo chiamati a votarlo e non lo conosciamo, che è arrivato soltanto oggi. Almeno nelle mie mani è arrivato. Questa è la situazione oggi del fiume Sacco, quindi, non la, cioè, quindi deve essere visto, lo dovete vedere, lo devo ancora analizzare, l'ho sfogliato, ma non è cambiato nulla da quello che ci aveva già anticipato la professoressa Mastrobuono. Quindi rispetto alla bozza è una tragedia, è una tragedia da respingere all'interno, inaccettabile assolutamente, quindi è la negazione del diritto alla salute su questo territorio. Quindi rispetto a quella bozza lì che noi abbiamo visto, che cambia? Niente, cambia assolutamente niente. E allora tutto perché quello che si era detto, piccoli dettagli, non è cambiato nulla nella relazione allegata al piano. È un ospedale non calato sul territorio, ma calato sulle teste di alcuni medici. Però adesso forse il vantaggio è uno, che prima si parlava di una bozza, adesso c'è un documento su cui si può comunque agire, discutere, ma si potrà anche contestare. Ecco, quello dicevo io. Se si voleva modificare, si doveva modificare sulla bozza e trasformarla in un atto accettabile. Perfetto. Senza nessuna questo atto oggi è la fotocopia della bozza di altro dato ambientale, però è ufficiale e quindi uno può anche appoggiarsi e fare tutte quelle azioni che si possono fare rispetto a un atto ufficiale e non più a una bozza, anche perché il nostro parere è obbligatorio ma non vincolante, quindi la direzione provinciale potrà, allora questo l'abbiamo messo se vorrà, a prescindere dal parere dei sindaci, ma noi dovremo bocciare. Io mi auguro che tutti i sindaci presenti siano intanto presenti, tutti o quasi tutti, tutti, ma che tutti lo rigettino, che non ci siano fazioni, che non ci siano opportunisti, allora, in mezzo a noi, e questo non premia nessuno, apparentemente ritaglia dei privilegi, ma non premia nessuno. E quanti sindaci più o meno ci sono? Cioè, non lo so, io mi auguro, io non ho fatto campagna acquista, assolutamente non lo so, io sarò lì presente, se Dio vorrà, e spero che anche gli altri ci siano buone motivazioni. Anche come l'unità che c'è qui adesso, penso che sia fondamentale. Anche l'unità, certo, perché quello è fondamentale. Dovuto appunto a un incidente sintetico. Per fare quello che so, io non saprò
sempre sul margine, forse cadrò. A quale prezzo mi venderò? Quando quel giorno rantolerò, sangue su sangue continuerò. Francesco, come va? Come sta andando questa cosa? Sta andando benissimo. No. È una manifestazione molto partecipata, con un impegno meraviglioso da parte di medici, infermieri e di cittadini. Sono già state eseguite centinaia di prestazioni, la gente è contenta, è una dimostrazione che per abbattere i tempi di attesa e per organizzare sul territorio una sanità efficiente ci vuole molto poco, basterebbe organizzare, concordare con i sindaci come spendere i soldi e quindi dare ai cittadini ciò di cui hanno bisogno per difendere la salute. Diceva il dottor Bove prima, e questo è importante secondo me, e vorrei da te una riflessione, che la maggior parte delle persone che è qui fuori è persone che esente ticket, sono pazienti che sono esenti, quindi non è un problema economico se il fatto che loro non possano accedere agli esami, è proprio un fatto che c'è proprio una carenza del servizio, cioè ci sono dei tempi di attesa così enormi che alla fine, pur non incidendo sulle loro tasche, loro sono qua. È una incapacità ormai confermata da anni della dirigenza della ASL di Frosinone in questa provincia, con un modello organizzativo diverso i tempi di attesa si potrebbero abbattere senza ulteriori finanziamenti. E quanto incide la sanità privata sui tempi di attesa? Diciamo le cose come stanno. La sanità privata incide moltissimo, perché una organizzazione sul territorio della sanità pubblica svuoterebbe naturalmente o farebbe diminuire di molto le prestazioni della sanità privata e degli studi medici privati. Io non riprendo ovviamente per la privacy. La signora ha dato una libera parola. Sono miei paesani come quasi tutti. Come sta andando? Molto bene, abbiamo fatto più di 140 prestazioni fino adesso, di alta qualità, con apparecchiature ottime che ci ha prestato le Saote, alcune sono le mie private. Adesso che stiamo facendo una tiroide. Abbiamo fatto uno screening di tiroideo molto importante, oltre 100 degli esami su tiroidei, alcuni addomi, abbiamo trovato calcolosi della policisti, insomma patologie diciamo non importantissime, però calcoli renali. Non risponde. Quindi diciamo c'è diverse, proprio tutto quanto di fatto. Sì, stiamo facendo l'addome superiore e inferiore, quindi tutto, la tiroide e il muscolo cutaneo, abbiamo fatto dei polsi, abbiamo fatto ginocchia. Bene, bene. E niente, quindi questo quanto, questa, adesso parliamo un po' di quello che diciamo, azioni come queste cosa possono dimostrare? Devono soltanto attirare l'attenzione sul fatto che la gente è contenta di essere a contatto con i sanitari, senza troppe barriere e senza burocratizzazione. La gente vorrebbe che anche negli ospedali si respirasse questo ambiente di disponibilità. Quindi anche un supporto psicologico. Guarda, basta la disponibilità degli operatori, ma deve nascere anche dalla dirigenza, perché la dirigenza non deve arroccarsi, non deve rifiutare riunioni, non deve rifiutare proposte dei medici, almeno quelli più volenterosi. E niente, non vogliamo dimostrare niente, vogliamo dire che questa provincia deve meritare di più, se lo merita. Ecco, e speriamo, grazie. La parola tra vecchietti. Facciamo la gara a chi piscia più lontana. Io mi sono pisciato in cima alle scarpe. Si vinto.